Non è valida la partenza, non è valida per quanto riguarda la prefinale della KF3. Una prefinale KF3 dominata al momento, per quanto riguarda la griglia di partenza, ovviamente da un duo intrepid, Ovenars-Albon. Ovenars praticamente portato a casa a bottino pieno perché ha commesso pochissimi errori, è riuscito a vincere praticamente tutte le prove, forse solo una non è andata in tasca al pilota intrepido. In seconda posizione Alex Albon, l'unico forse ancora in grado di vincere davvero una KF3, che però è stradominata da Max Verstappen. Verstappen che partirà settimo perché ieri è incappato in diversi incidenti, di conseguenza la rimonta non è stata così semplice. Vediamo che escono dall'ultima curva, quella che mette sul rettilineo di partenza e arrivo Albon e Ovenars. Ovenars leggermente in vantaggio, quasi spinto da Gasly, so di kart, Albon all'esterno, perde posizioni, Verstappen è già terzo, Max Verstappen, figlio di quello Jos, campione di automobilismo e pilota, ex pilota di Formula 1, è già terzo, mentre Gasly cerca di attaccare Ovenars. Ovenars che però fa un cenno molto chiaro a Gasly e dice: aspetta, non attaccarmi, cerchiamo di scappare perché Verstappen ci passa. Infatti Gasly è già stato superato da Verstappen. Max Verstappen che ieri abbiamo visto piangere davvero alla fine della sua ultima manche della giornata di sabato, perché davvero è rimasto intruppato in diversi incidenti, è rimasto coinvolto in diversi incidenti, mentre qui dietro, sotto i miei occhi, mentre la telecamera giustamente continua a seguire le teste di serie, i leader della classifica, qui sotto i miei occhi il gruppone continua a darsi delle sonore sportellate. Vediamo però che Ovenars in effetti qualche decimo di vantaggio, per la precisione mezzo secondo rispetto a Verstappen, lo ha guadagnato. Verstappen che non esce poi così veloce dalla curva là in fondo, prima in rettilineo parallelo alla strada là in fondo, infatti Gasly gli si riporta sotto. Gasly che però non tenta l'attacco, intanto sta rientrando anche Alex Albon. Dietro Albon abbiamo Hanson, Davy e poi il nostro Spinelli, seguito da Pacari, Russell e Van Miver in decima posizione. Ci piace ricordare anche Niceta in dodicesima e poi Savona in quindicesima per quanto riguarda gli italiani che appunto abbiamo citato fino a questo momento. Intanto Gasly si riprende la seconda posizione, quindi dopo uno start davvero davvero esagerato di Max Verstappen, la situazione in pista sembra essere cambiata, tant'è che Verstappen nell'arco di due curve perde due posizioni, quindi Max Verstappen che forse ha un assetto non troppo adatto, intanto rende il sorpasso ad Albon, quindi i due si scambiano la terza posizione, la terza e la quarta posizione un paio di volte, perdono anche qualche metro di vantaggio rispetto al duo di testa, con Gasly che adesso sta cercando di rientrare dalla seconda posizione in coda a Ovenars. Ovenars che adesso è primo in classifica con meno di tre decimi di vantaggio. Adesso è Albon che risucchia la scia di Verstappen, il quale apre la porta e lascia spazio al pilota inglese di origini orientali. E infatti Verstappen non deve avere il mezzo al 100% perché lo vediamo perdere in diversi punti del circuito, sia in uscita di curva come adesso dove perde alcuni metri, sia nel finale del rettilineo, quindi evidentemente qualche problemuccio di setup o di regolazione per quanto riguarda il kart di Verstappen, mentre Albon guadagna metri importanti.
Gasly, Sodikart, Yame va in testa, Parilla scusate va in testa e Albon sembra voler fare la stessa operazione, infatti si porta in seconda posizione ai danni di Ovenars, è momento nero per Ovenars che perde due posizioni nell'arco di pochissimi metri, nell'arco di un quarto di circuito. E forse andando a vedere poi gli intermedi è davvero Albon quello che può evidentemente impensierire di più Gasly. Gasly che in questo momento, dicevamo, è riuscito a passare in testa. Secondo intertempo, un decimino meglio per Albon rispetto a Gasly e lo vediamo di nuovo Albon che dopo aver vinto la gara di Zuera di prepotenza con una rimonta incredibile, no scusate, la gara di Lonato con una rimonta incredibile a Zuera, giustamente ha vinto Verstappen, ecco vediamo Albon che vuole ripetersi assolutamente, forse Verstappen farebbe bene a non cercare troppo la vittoria in questa prefinale. Non so se sei d'accordo Ronny, perché comunque deve pensare alla classifica. Il vantaggio in termini di punteggio è veramente enorme, mi pare siano quasi 90 punti tra i due, con 90 a disposizione nelle ultime due gare, quindi non dico che è già fatta, però insomma il vantaggio è notevole. Quindi Albon in seconda posizione che deve cercare di portare a casa il massimo dei punti per rientrare e recuperare quei 90 punti di svantaggio rispetto a Verstappen, Albon che tenta l'attacco su Gasly, lo porta a termine, bravissimo, bellissima operazione per il pilota inglese dell'Intrepid TM che si porta al comando, Gasly secondo, terzo Ovenars e poi in quarta posizione questo Verstappen che appunto può forse anche controllare la gara. In quinta posizione troviamo Davy e poi Spinelli, Spinelli che sta girando su tempi davvero buoni. Davvero buonissimi oserei dire, tant'è che nel primo intertempo ha girato addirittura 4 decimi più forte di Gasly che vabbè ha subito un sorpasso, di conseguenza ha perso terreno, però ha girato più veloce rispetto a tutti gli altri lì davanti, di conseguenza mancano ancora, siamo neanche a metà gara, entriamo nel settimo giro su 15 e Spinelli a testa bassa, lo andiamo a vedere in coda al staccato al gruppetto dei primi 5 rispetto al gruppetto dei primi 5, Spinelli che davvero si sta dannando per rientrare su quel gruppo lì, perché sa benissimo che se rientra su quel gruppo lì poi ci si può giocare, non dico la vittoria, ma l'ideale podio della prefinale.